No, vedo gente dopo la partita precedente che mi ha veramente fatto impazzire. Ho affrontato il boss alla frontiera dell'incubo. È stato un boss difficilissimo per me. Dopo aver fatto tre boss di fila al primo tentativo, buona la prima. Questo ci ho dovuto passare un bel po' di tempo. Sono morto. Penso 10, 11 volte, forse 12, adesso non ho perso il conto, però è stato veramente difficilissimo. Con un colpo mi faceva fuori quel boss. Chiaramente dipende anche poi dai parametri che vai a sviluppare, io ho poca vitalità. Allora, ritorniamo qua, facciamo un tentativo qua, ragazzi, non so bene dove andare. Ragazzi, ma qua c'è una scala. Non l'avevo vista. Chiave. Eccola. Guscio di spettro vuoto. Questo è interessante, però devo salire di livello per utilizzarlo. Penso che lo farò. Allora, adesso vado a salire di livello. Ma forse qualcosina in più fa, eh? Forse qualcosina in più fa. Allora, ora con la chiave che abbiamo raccolto, dovremmo. Niente. Dovremmo poter proseguire. Qua c'è la possibilità anche di suonare una campanellina. Cosa facciamo? Parla. Mi indica di là, vedi note? Oruna. Vai. Devo ammazzarla? Oh, non ho più il vantaggio dell'attacco a sorpresa. Però fa male questi, eh. Ma di qua li faccio più male. Ah, adesso spara. Ok. Oh, ma mi inseguono. Ah, ok, non funziona così. Bisogna prenderli non dal davanti, come ho fatto io adesso, ma da dietro. Così. Niente.
Niente, è andata male. Non penso ci sia bisogno di suonare la campanella. Secondo me me la posso cavare anche da solo. Tra l'altro, ragazzi, ho scoperto che per utilizzare il guscio di spettro vuoto, cioè i poteri arcani, praticamente mi consumano i proiettili. E quindi i proiettili fungono anche un po' da mana per le magie, per magie, si possono chiamare così, per gli artefatti, diciamo, da mana per gli artefatti. Poi arrivano dal basso, ok. Quando si ribalta. Ok, ora dall'alto. Ok, quando fa così arrivano dall'alto. Dal basso. Ok, utilizziamolo. Ok, gli ho fatto malissimo, ragazzi. Gli ho fatto malissimo. Vediamo adesso cosa fa perché. Usiamo anche questa. Vediamo se. No, 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 no. Ok, corriamo. Dai, che forse ce la facciamo. Dai, è scoperto di là. Corriamo. Corriamo ancora. Ok, sono rimasti in due. Corriamo. Ora è scoperto. Ce l'ho fatta, ragazzi. Ce l'ho fatta. E ora? Cos'è?
Che immagini però, sono veramente qualcosa di bellissimo, surreale. È veramente eccezionale. Lo so che molti avranno da ridire, ma segreto rituale cerca il neonato dell'incubo. Segreto rituale rivelato cerca il neonato dell'incubo. Oh. Eccolo. Niente ragazzi, Yargur, villaggio invisibile. Yargur, villaggio invisibile. Ragazzi, siamo ritornati a Yargur. Wow. Niente, adesso ragazzi, appena c'è una lanterna. Ottimo. Ok, quindi questa è secondo me la strada migliore che devo percorrere, perché il castello, ragazzi, è tosto. Allora, torniamo al sogno del cacciatore. Torna, che Allora, cos'è? non Molto posso bene, salire di lasciamo. livello, però vi faccio vedere che livello 74. Questi qua sono i parametri con i quali ho affrontato questo boss. Quindi, Addio, buon ci cacciatore. salutiamo qua. Ci vediamo al prossimo video. Spero il video vi sia piaciuto. Un mi piace, un'iscrizione al canale. Ciao a tutti.